Scarpette rosse. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una bellissima bambina di nome Karen, che viveva felice con sua madre in una piccola casa. Era una bambina molto allegra e curiosa, che amava conoscere tutto quello che la circondava. Mamma, cosa sono quelle piccole luci lassù? Sono le stelle, Karen. Penso che quando smettiamo di vivere sulla Terra diventiamo stelle e brilliamo nel cielo per sempre. Karen possedeva un solo giocattolo, un vestito e un paio di zoccoli di legno fatti da sua madre, che indossava in casa e fuori. Portava sempre solo quelli. Erano le sue uniche scarpe. Un giorno la madre di Karen si ammalò gravemente. Quindi la piccola fu costretta ad andare sola in città per comprare delle medicine. Fu così che lungo il cammino trovò per strada una scatola e vide che dentro c'erano un paio di scarpette rosse. Erano così belle che non poté fare a meno di prenderle e portarsele a casa. Guarda, mamma! Guarda cosa ho trovato per strada! Non sono bellissime! Sembrano fatte apposta per me! Ma Karen, quelle scarpette appartengono a qualcun altro. Riportale subito dove le hai prese. Ma le hanno lasciate per strada in una scatola! Forse non le vogliono più! O le avevano solo appoggiate e le stanno cercando? No! Le hanno lasciate lì! Io le ho trovate e adesso sono mie! Tesoro, ascolta, piccola mia. Io adesso non sono in grado di comprarti delle scarpe. E non voglio che per questo tu porti via le scarpe a qualcun altro. Ti prego, non ti ostinare. Promettimi che non indosserai quelle scarpe rosse. Karen, con grande dispiacere, promise alla madre che non le avrebbe indossate, ma le nascose sotto il letto. Passarono i mesi, finché un giorno Karen, tornando a casa, si accorse che sua madre non c'era più. La cercò dappertutto, ma non la trovò. Capì che sua madre era diventata una stella luminosa nel cielo. Il giorno seguente, Karen, per il funerale della madre, decise di indossare le scarpette rosse. Tutte le persone che parteciparono alla funzione non riuscivano a distogliere lo sguardo da quelle scarpe. No, no! Che mancanza di rispetto! Scarpe rosse a un funerale? Oh! Ma Karen non ci fece caso, perché lei amava quelle scarpe. In quel momento passava dal cimitero una persona anziana di buon cuore. La donna si avvicinò e le dissero che una bambina era rimasta orfana, così decise di adottarla. Vieni con me, piccola. Farò di tutto perché tu possa crescere felice, sana e in armonia. Sarai una bellissima ragazza. Così Karen andò a vivere dall'anziana signora e restò con lei per molti anni. Karen, dal giorno del funerale di tua madre non ti sei più tolta quelle scarpe. Adesso è ora di toglierle. Dovresti cambiarle. No, io adoro le mie scarpette rosse. Oh no, Karen, non essere così ostinata. Ti comprerò un paio di scarpe ancora più belle. Ti prometto che lo farò. Karen, per non offendere l'anziana signora che era sempre così gentile con lei, si lasciò convincere e buttò via le sue scarpette rosse. Dopo qualche giorno, Karen stava giocando in casa con i suoi nuovi giocattoli quando vide arrivare la signora con un paio di scarpe nuove per lei. Ma a Karen non piacquero per niente. Sono blu! Questo colore non mi piace! Io non le metto! E fu così che Karen per anni non smise di pensare ostinatamente alle sue scarpe rosse. Crebbe e diventò una bellissima fanciulla, ma la sua cocciutaggine non era cambiata. Ancora una volta, di fronte a un regalo della donna, io questo non lo indosso di certo! Ma l'ho fatto con le mie mani per te! Questo cibo non mi piace! Voglio delle patatine fritte! Assaggiane almeno un po', tesoro mio! L'anziana signora era stanca dell'atteggiamento ostinato e sempre contrariato di Karen, ma cercava di essere paziente e la accontentava in tutto. Un giorno, mentre la giovane si stava togliendo le scarpe blu, guarda! Quei
questi e molti vestiti che ho non mi vanno più. Sono cresciuta ormai. Bene, hai ragione. Allora usciamo insieme e andiamo a comprare vestiti e scarpe. Quindi Karen e la donna uscirono per andare al negozio. Oh, guarda! Sono proprio come le mie vecchie scarpette rosse! Le voglio, prendiamole! Karen, non hai bisogno di un paio di scarpe rosso brillante. Quelle scarpe sono particolari. Non vanno bene per tutte le occasioni, come per esempio, non so, un funerale. Io posso comprartene solo un paio da portare sempre. Prendiamo quelle nere e andiamo a casa. Sono molto stanca. No, io voglio anche quelle rosse, altrimenti d'ora in poi camminerò scalza per sempre. Oh, piccola mia, quanto vorrei che tu non fossi così ostinata! Quindi la signora si trovò costretta a comprare non solo le scarpe nere, ma anche quelle rosse con gli ultimi soldi che le erano rimasti. Mentre camminavano per tornare a casa, l'anziana signora non riusciva a tenere il passo di Karen, la quale procedeva spedita e baldanzosa, senza rendersene conto e pensando solo alle sue scarpe nuove. Un giorno, la signora disse a Karen che sarebbero dovute andare insieme a un funerale in città. «Mi raccomando, Karen, non mettere le scarpe rosse! Non è rispettoso andare a un funerale con qualcosa di allegro!» Karen fissò con attenzione le scarpe nere e poi quelle rosse. Alla fine decise di mettere quelle rosse e prima di uscire di casa le coprì con la gonna in modo che l'anziana signora non se ne accorgesse. Ma poi, durante il funerale, tutti notarono le scarpe di Karen, che brillavano scintillanti come non mai. In molti commentavano contrariati la scelta di Karen di indossare un paio di scarpe secondo loro non adatte a quella circostanza. Quando quelle voci arrivarono all'anziana signora, lei si arrabbiò molto. «Non mi hai dato ascolto e ti sei messa le scarpe rosse! Sei davvero cocciuta, Karen!» «Questo non va bene per niente! Dovresti essere più rispettosa!» In quel momento, un bel giovane vide Karen e rimase colpito dalla sua bellezza. Voleva parlarle, quindi le si avvicinò e anche lui notò le scarpe. «Quanto sei bella! E quanto sono eleganti le tue scarpe!» «Oh, signore! Mi fate arrossire!» «Devi essere una bravissima ballerina. Ti invito a una serata danzante, questa sera a palazzo. Ti prego, non mancare!» Felice dell'invito appena ricevuto, Karen cominciò a ballare con gioia. Ma dopo un po' si rese conto che non riusciva a fermarsi. «Oh, oh! Perché non posso smettere di muovere i piedi? E cosa mi succede? Oh, 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 oh!» Mentre continuava a danzare, si allontanava sempre di più dall'anziana signora e dal giovane. «Karen! Torna indietro!» Il giovane per un po' cercò di inseguirla, ma poi perse completamente le sue tracce. Le scarpe rosse di Karen dimostrarono di essere ancora più ostinate di lei. La portarono fino in cima alla montagna e la costrinsero a ballare giorno e notte per 3 giorni. I piedi le facevano tanto male che non poteva fare a meno di piangere e urlare a ogni passo. Anche nel fango o tra rovi spinosi le scarpe non smettevano di ballare. «Basta! Sono stanca! Adesso so cos'è l'ostinazione! D'ora in poi non sarò più tanto cocciuta! Lo prometto! Ma per favore, fermatevi! Fermatevi, scarpe!» Quando Karen ebbe pronunciato quelle parole, le scarpe rosse le saltarono via dai piedi e lei cadde a terra. Ma le scarpette continuarono a danzare anche senza di lei. Karen trovò un bastone e riuscì piano piano, zoppicando, ad andare verso casa tutta dolorante. Quando vide la sua casa, cominciò a piangere dalla gioia. L'anziana signora le aprì la porta, la salutò e si abbracciarono. «Sono stata troppo ostinata! Prometto che non lo sarò mai più!»
Così Karen rinunciò definitivamente alla sua cocciutaggine e le cose andarono molto meglio. Un giorno qualcuno bussò alla porta. Era il giovane gentile e affascinante. Ti ho cercato dappertutto, ma ballavi troppo velocemente. Ti avevo perso. Come hai fatto? Karen fu molto felice di rivedere quel ragazzo e in quel momento tra loro nacque un grande amore. Lasciandosi alle spalle la testardaggine, Karen visse felice e contenta insieme al giovane. Molto tempo fa, in un paese lontano, viveva una splendida ragazza, Cenerentola. Sua madre era morta molti anni prima e lei era stata allevata dal padre con tanto amore. Un giorno lui si risposò e da allora la vita di Cenerentola cambiò completamente. La nuova moglie, insieme alle due figlie di un precedente matrimonio, si era trasferita in casa di Cenerentola. Fin dal primo momento in cui la nuova madre vide Cenerentola, cominciò a non sopportare la sua presenza. Lei e le sue due figlie erano invidiose della bellezza e del buon cuore di Cenerentola. In effetti, le due sorellastre non erano belle quanto lei. E per di più erano maleducate e viziate. Un giorno il padre di Cenerentola, per motivi di lavoro, dovette partire per un lungo viaggio. E da quel momento la matrigna e le sorellastre trasformarono la vita di Cenerentola in un vero inferno. Una volta, mentre Cenerentola era in giardino e parlava con i suoi amici uccellini, la matrigna le si avvicinò. Da oggi tu vivrai sola in soffitta. Ti occuperai di tutti i lavori di casa e poi non indosserai più questi bei vestiti. Cenerentola rimase senza parole e, completamente indifesa, fece tutto ciò che le era stato detto. Prese tutte le sue cose e si trasferì in soffitta. Da quel giorno Cenerentola cominciò a fare tutti i lavori di casa da sola. Spesso a fine giornata era sfinita, ma la matrigna e le sorellastre di fronte a questo erano completamente indifferenti. Comincia di nuovo a pulire tutto il pavimento, non vedi che è sporco? Non hai fatto il bucato e per colpa tua non ho niente da mettere. Cenerentola non aveva altri amici se non i topi e gli uccellini che di solito saltellavano sul davanzale della sua finestra. A volte di notte aveva freddo, allora scendeva le scale, si metteva davanti al camino per riscaldarsi mentre la brace era ancora accesa e si addormentava. Passarono diversi giorni, fino a quando un mattino arrivò un annuncio da parte del re. Il nostro principe terrà un ballo al castello. Tutte le ragazze in età da marito sono invitate al palazzo reale per partecipare alla serata. Le due sorellastre, appena saputa la notizia, corsero a riferirla alla madre. Dovrete essere le più belle di tutta la festa. Il principe deve scegliere una di voi due. Così potremmo vivere tutte e tre nel castello, vero mamma? Dobbiamo cercare abiti e scarpe meravigliose. Presto, andiamo a procurarci tutto ciò che serve. La matrigna e le sorellastre uscirono di casa. Cenerentola, dopo aver ascoltato i loro discorsi, rimase sola, triste e pensierosa. I preparativi andarono avanti per diversi giorni. Le sorellastre avevano pronti i loro abiti da sera. Ogni giorno si mettevano davanti allo specchio e non facevano altro che ripetere che loro sarebbero state le più belle. Finalmente arrivò il grande giorno. Le ragazze si svegliarono molto presto e cominciarono subito a chiamare Cenerentola. Cenerentola! Cenerentola, presto, vieni qui! Dove ti eri cacciata? Sbrigati e preparaci tutto quello che serve per il bagno! Per tutto il giorno Cenerentola non fece altro che aiutare le sorellastre a prepararsi. Ehi, piano con quella spazzola! Vuoi staccarmi tutti i capelli? Verso sera tutto era ormai pronto per il ballo. Ragazze, siete stupende, semplicemente meravigliose.
Cenerentola cercò di farsi coraggio e chiese alla matrigna: «Posso venire anch'io al ballo?» «Cosa? Tu al ballo?» «Sì, in fondo l'invito era per tutte le ragazze giovani.» «Oh! E quello sarebbe il tuo vestito da ballo?» «Mia cara, il principe sta cercando moglie, non una serva!» «Presto, ragazze, andiamo, se no facciamo tardi. E tu, mi raccomando, finisci tutte le faccende prima di andare a dormire.» La matrigna e le sorellastre si avviarono per andare al palazzo reale. E Cenerentola, rimasta tutta sola in casa, scoppiò in lacrime. «Perché non posso andare anch'io al castello? Se i miei genitori fossero stati qui, questo non sarebbe successo!» In quel momento apparve una luce molto forte. In un primo momento Cenerentola non capiva di che cosa si trattasse. Stette immobile a fissare quel bagliore, ma improvvisamente, nel bel mezzo di quel punto luminoso, apparve una fata. «Mia adorata Cenerentola, non piangere, andrai anche tu al ballo.» Cenerentola non poteva credere ai suoi occhi e chiese incredula: «Io posso andare al ballo, ma sei sicura? Dici a me?» «Non preoccuparti, sono qui per aiutarti. Tu devi solo procurarmi una zucca e 7 topolini. Cenerentola non capiva perché la fata volesse proprio quelle cose, ma fece quello che le era stato chiesto. Innanzitutto andò in cucina e prese una grossa zucca. Poi salì in soffitta, chiamò i suoi amici topi e tornò di sotto. Con la sua bacchetta magica, la fata trasformò la zucca in una meravigliosa carrozza. Poi si rivolse ai topi. Ne trasformò uno in cocchiere e gli altri 6 in splendidi cavalli bianchi. Cenerentola osservava sbigottita. Poi la fata si rivolse verso di lei, la toccò con la sua bacchetta magica e improvvisamente il vestito vecchio e logoro si trasformò in un bellissimo abito da sera. E le pantofole che Cenerentola portava ai piedi divennero 2 bellissime scarpine di cristallo. «Sembro una principessa!» «Adesso è ora di andare al ballo, ma non dimenticare, devi rientrare prima di mezzanotte perché a quell'ora tutto tornerà come prima.» Cenerentola ascoltò la fata con molta, molta attenzione. Poi salì sulla carrozza e partì in tutta fretta per il castello. La sua splendida carrozza si fermò di fronte al palazzo reale. Quando Cenerentola fece il suo ingresso nel salone delle feste, gli sguardi di tutti i presenti si rivolsero a lei. Era meravigliosa ed elegantissima. La matrigna e le sorellastre non smettevano di fissare quella splendida ragazza. Naturalmente non la riconoscevano. All'improvviso, sulle scale apparve il principe. Cenerentola era la più attraente di tutte le ragazze che si erano presentate al ballo. E in effetti il principe si innamorò a prima vista di quella magnifica fanciulla. Mentre tutti osservavano ansiosi, il principe scese le scale e si avvicinò lentamente a lei. Le sorellastre erano agitatissime perché pensavano che il principe si stesse dirigendo verso di loro. «Viene verso di me! Non è vero, ha scelto me!» Ma il principe passò oltre e si fermò di fronte a Cenerentola. «Bellissima fanciulla! Posso invitarti a ballare con me?» Cenerentola annuì educatamente. Il principe e Cenerentola cominciarono a ballare tra gli sguardi curiosi di tutti gli invitati. Cenerentola era talmente rapita dalla musica e dalla danza che aveva la sensazione di trovarsi sola con il principe al centro del salone. Ballarono senza fermarsi per tutta la serata.
Ma Cenerentola non si accorgeva che il tempo stava passando. A un certo punto il suo sguardo fu catturato da un grande orologio a pendolo. Era quasi mezzanotte. Proprio in quel momento Cenerentola si ricordò delle parole della fata. Devi rientrare prima di mezzanotte, perché a quell'ora tutto tornerà come prima. Preoccupatissima, Cenerentola si mise a correre lasciando il principe alle sue spalle. Mentre scendeva le scale del castello, perse una delle sue scarpette di cristallo, ma non ebbe tempo per tornare indietro a raccoglierla. Continuò a correre e a mezzanotte precisa tutto tornò come prima. Quando il principe cercò inutilmente di raggiungerla, si accorse della scarpetta sullo scalone. Devi scoprire a chi appartiene questa scarpa, a costo di farla provare a tutte le ragazze del regno. Devi trovarla. Cenerentola tornò a casa senza fiato e andò subito in soffitta. Non smetteva di ripensare ai momenti trascorsi con il principe. Sapeva di non avere possibilità come sua sposa, ma si innamorò perdutamente di lui. Era quasi impossibile che il principe la trovasse, ma anche se ci fosse riuscito, non l'avrebbe riconosciuta. I messaggeri del re andarono in tutte le case del regno a cercare la ragazza che potesse calzare quella scarpa. Ma nessuna era in grado di far entrare il suo piede in quella scarpetta. Alla fine arrivarono alla casa di Cenerentola. Lei fu molto contenta di vedere la carrozza reale di fronte a casa. Proprio nel momento in cui stava per uscire dalla stanza, apparve la matrigna sulla porta. Dove pensavi di andare? Non vorrai per caso provare la scarpetta, vero? Con una risata beffarda, la matrigna chiuse a chiave la porta della soffitta. No, per favore, fermati! Apri la porta! Quanto sei ridicola! Cosa potrebbe volere il principe da una come te? Gli uomini del re fecero provare la scarpetta prima a una delle due sorelle, ma il suo piede proprio non ci entrava. Guarda, sembra fatta su misura proprio per me! Poi anche l'altra provò, ma il piede restava fuori dalla scarpa. Forse potremmo provare con l'altro piede! Comunque facessero, la cosa non funzionava. Cenerentola pensò di fare un tentativo disperato e passare dalla finestra, ma era troppo alta. Allora cominciò a piangere. Vedendola in quello stato, i suoi amici topi le si avvicinarono. La matrigna mi ha chiuso qui dentro e si è portata via la chiave! Uno dei topi riuscì a passare sotto la porta e corse di sotto. La donna era ancora sull'uscio di casa insieme ai messaggeri del re. Perché non tornate domani? Oggi le ragazze sono stanche e hanno i piedi gonfi. Il topo si arrampicò su per la gonna della matrigna ed entrò nella tasca, prese la chiave e corse di sopra. Fece passare la chiave sotto la porta. Cenerentola fu felicissima di vederla. Aprì la porta e scese le scale più in fretta che poté. Ma come hai fatto a uscire? Per favore, fermatevi, non ve ne andate. Voglio provare anche io la scarpina. La matrigna e le due sorellastre scoppiarono in una risata isterica. Silenzio, per favore. Per ordine del principe dobbiamo provare la scarpa a tutte le ragazze del regno. Quando Cenerentola provò la scarpa, tutti rimasero senza fiato. Perché le calzava perfettamente. Signorina, è lei la proprietaria della scarpetta? Cenerentola confermò annuendo. Prego, andiamo insieme al castello. Cenerentola seguì gli uomini del re e loro la condussero di fronte al principe. Quando lui la vide, riconobbe lo sguardo della fanciulla che aveva danzato con lui quella sera. Allora le prese le mani. Finalmente ti ho trovato, mia principessa.
Vuoi sposarmi? Con gli occhi pieni di lacrime dalla gioia, lei accettò. Si sposarono e vissero a lungo felici e contenti.